Ciao, io sono Carla, il mio orto continua a produrre zucchine, quindi altra ricettina veloce con le zucchine. Vieni con me in cucina e prepariamola insieme. Ho lavato tre zucchine più o meno della stessa grandezza, le privo delle estremità e poi le taglio a fettine sottili con una mandolina. La prima fettina è troppo sottile, quindi la eliminiamo. Questo è lo spessore giusto. Ho affettato le zucchine, adesso le griglio sulla bistecchiera. Ci metto un pizzichino di sale. Non appena saranno grigliate da un lato, le giro. Una volta pronte, le metto su un vassoio. E procedo in questo modo fino a grigliarle tutte. Ho finito di grigliare tutte le zucchine, adesso posso farcirle. Io ho scelto di farcirle con della feta e con del prosciutto cotto. Taglio il prosciutto cotto a strisce e la feta a bastoncini, senza esagerare perché è abbastanza salata. Metto la striscia di prosciutto cotto sulla zucchina, il pezzetto di feta e poi arrotolo. Questi rotolini di zucchine puoi gustarli sia caldi che freddi. Ho preparato gli involtini, adesso preparo un pesto con del basilico fresco, dell'olio extravergine di oliva. Ci metto un po' d'olio extravergine d'oliva e trito il tutto. A questo punto sistemo i miei involtini. Ci lascio cadere sopra un po' di pesto preparato. Se vuoi puoi metterci anche qualche pinolo. E sono pronti da gustare. Posso assicurarti che sono fantastici. Se preferisci gustarli caldi, prendi una pirofila, unta leggermente con un po' d'olio, sistema gli involtini nella pirofila, metti sopra un po' di pesto preparato e se preferisci della mozzarella tritata oppure del parmigiano. E poi mettili nel forno già caldo statico a 200 gradi per 10 minuti. Ed ecco gli involtini pronti. Tu fammi sapere come li preferisci. Spero che la ricetta ti sia piaciuta e come sempre ti invito a provarli. Ciao!